Io sono Timoraia e frequento l'Istituto Industriale Statale Alessandro Volta al quarto anno in indirizzo chimico. La mia parte dell'esperienza si è concentrata maggiormente su quello che è definito pretrattamento dei nostri campioni, che è una delle fasi più fondamentali poiché permette di portare i nostri analiti di interesse, quindi i nostri soggetti in studio, a una forma chimico-fisica più adatta alle nostre analisi consecutive. Innanzitutto le nocciole sono state quindi essiccate e incenerite perché dovevamo togliere tutti i residui e gli inquinanti portati dall'acqua presente nel frutto. Mentre per quanto riguarda il terreno, questo è stato acidificato sempre per togliere possibili parti organiche e diciamo, interferenti per le nostre analisi consecutive. Dopodiché è stato poi inserito nel dice di massa che giustamente viene utilizzato per una concentrazione nostra nel frutto.